Sapete cosa sono questi? C'è tipo scritto ovunque, sono sofficini. Sofficini, cioè. Riverenze a tutta la valle spaziale. Buongiorno a tutti. Serata Sofficini. Troppo casato. Va bene, ci sta, troppo ci extreme. Sta. Quest'oggi, ragazzi, dobbiamo ringraziare Sofficini perché ci ha permesso di fare questo video. Poco tempo fa siamo capitati sul loro sito e abbiamo detto: ma perché non proviamo a testare dei Sofficini? Magari ci sono vari gusti. Sì, e cosa è successo? Perché quando eravamo piccoli ce n'erano meno. Adesso ce ne sono molti meno. Abbiamo scoperto che ce ne sono una moltitudine. Ce li hanno inviati tutti per permetterci di organizzare la nostra serata a Sofficini. Serata, ma oggi è giorno. Aspetta, tipo, ma infatti quest'oggi faremo una classifica. Li assaggeremo tutti e andremo a scoprire quali sono i più buoni, così da organizzare la serata Sofficini perfetta. Ci facciamo sempre portavoce anche oggi di consigli, così che anche a casa possano andare a organizzare con i propri amici la serata Sofficini perfetta, scegliendo i Sofficini che piacciono di più a noi. Quale tra questi Sofficini soddisferà di più i nostri palati sopraffini? Chiaramente, come sempre, per aiutarci nella nostra classifica c'è Nicolas. Ciao Nick. Grande Nick. Grande Nick. Grande Nick. Non è ancora presente, ma nel mentre che prepariamo i primi Sofficini, magari arriverà. Sofficini, formaggi e mozzarella. Come sapete, io sono grandissimo amante del formaggio non e quindi dubbi. Non vedo l'ora di addentarlo. Nice. Mamma mia, se fila. Mamma se fila. Oh! Dovevamo fargli raffreddare un pelo! No, non ho capito! Ah! Dovevamo fargli raffreddare un pelo! I prossimi saranno raffreddati. Io ci vivrei. Ci vivresti? Guarda che questo mi ricorda quando ero bimbo. Ricorda le sagre di paese. Io prima di questo video pensavo, ma io i sofficini non li ho mai mangiati in vita mia. Come mai mangiati in vita mia? Pensavo di non averli mai mangiati in vita mia. Mangiando questo, no, io mi sfondavo di sofficini. Secondo me il trigger più grande ti si attiverà quando assaggerai quelli al pomodoro. Perché no, quello... No, sai che no. Io... Come no? Io mangiavo questi. Davvero? Già, yeah, remember that. No, io quelli pomodoro. Se cosa mi sembrano come forma i panzerotti che mi faceva la zia Alma. Ma te venivi a mangiare i panzerotti della zia Alma? Io sicuramente venivo a mangiare dalla zia Alma, ma non mi ricordo se mangiavo i panzerotti. No, noi non ti invitavamo dalla zia Alma. Grazie. Cioè, chiedevamo alla zia Alma di farci panzerotti dicendo che erano buonissimi. Quando non c'ero io. No, te non ti invitavamo e basta. Ogni tanto venivo anch'io, c'ero i cavalli, te li ricordo. Sì, ok, ma venivi poche volte. Buoni comunque. Secondo voi vinceranno questi? Ci sono tantissimi ripieni che non ho mai provato, ma proprio ho inciso in testa il sapore di quel pomodoro e vincono. Tra l'altro io apposta non ho pranzato oggi. Ah, ma è vero, sei sparito per pranzo, ma non hai mangiato nulla. Ecco Nicolas, finalmente! Ciao, grande Nicolas, non è finito! Era sotto, era ero sotto qua sotto. Ti prendo una cosa. Cosa stai prendendo? La cosa scatola? Sta facendo? Ma dove l'hai messa? Quali erano questi? Il formaggio, Nicolas, stai attento però mentre faccio un video. Hai andato nelle seminterrate. Formaggio e cuore di mozzarella filante. È esattamente esatto. Lui. Il gusto più equilibrato per la tua serata Sofficini. E l'hai chiesto tu di leggere la confezione. Ah, no, allora Nicolas, quello intanto sappiamo che lo posizioneremo al primo posto, poi vediamo se lo scalziamo. Ma che cosa consigliano come abbinamento per la serata Sofficini? Li puoi mangiare con i fagiolini. Fagiolini e fagiolini. Formaggini. Okay, fagiolini grazie. E formaggini. Grazie Nick, grazie. Prego. Nick. Mettilo primo. Primo posto. Comunque questo mi piace. Un leggero sapore di mozzarella mixato un pochino a un formaggio leggermente più salato. Sì. Però è tutto molto delicato. Sì, sì, sì. Sofficini, pomodoro e mozzarella. Oh sì. Eccoli. Sono i panzerottini della zia Alma questi. Io prendevo sempre questi. Fammi ricordare se questo sapore già lo conosco. Secondo me no, sì. Sicuro al 100%. Buonissimo. Sicuramente sì. Mediterraneo. È molto mediterraneo. È il classico gusto mediterraneo. È fresco. La salsa di pomodoro che c'è dentro sembra quella che faccio io quando faccio la pasta al pomodoro. Quindi pomodoro, latte e un po' di origano. Chiediamo ai signori Sofficini se mi hanno fregato la ricetta. La ricetta. E il gusto di questi qua piace un sacco. Mi riporta indietro nel passato e anche con questi ci vivrei, ma ci vivrei ancora di più. Io anche non essendo amante del formaggio ti dico che preferivo i precedenti, perché qui l'acidulo del pomodoro secondo me devia un pochino. Devia. Il mio giudizio. Preferivi il dolce di prima. Il dolcino leggero del formaggio e basta, con un po' di salatino. A questo punto, ragazzi, essendoci soltanto un podio, facciamo partire la rissa. No, aspetta. No. No, dovete mettervi d'accordo. Ah, tra me e te. Sì. È impossibile. No, dovete capire se abbiamo già provato nella vita varie volte. No, è impossibile. Io non lo farei scalzare, sinceramente. Non lo faresti scalzare. Non lo scalzerei. Questi sono buonissimi. Riconosco che c'è quell'ingrediente in più rispetto ai precedenti, no? Io sto pensando però che se dovessi organizzare la serata Sofficini, questi sarebbero immancabili, mentre gli altri potrebbero mancare. Cosa significa immancabili? Quanti cioè, hai presente quando vai a un concerto di una band e speri vivamente con tutto il cuore che facciano quella canzone? Questa è la mia
mia canzone per ora. Tu hai detto vuoi fare la serata sofficini. Per la serata sofficini, quanti, sì, ma quanti devi comprarne la serata sofficini? Ma un po'. Se dovessi mangiare dei sofficini tutti i giorni della mia vita, vorrei questi, non quelli. Comunque vedo Nicola sconfuso. Avete cosa sta succedendo? Sono i miei sofficini preferiti. Allora, intanto mi cambiano i miei sofficini. Che abbinamento consigliano per la serata sofficini? Consigliano pisellini primavera Findus. Scalziamo i primi solo perché mi piace di più il rosso rispetto all'azzurro. Allora, sì. Sei contento, Nick? Sì, molto. Però dove sono i miei sofficini? Dopo, li mangi dopo. Dopo, Nick. Quando è la mia serata sofficini? Organizziamo sto weekend. Adesso? No. Sofficini, prosciutto e mozzarella. Grande classico della cucina di ovunque. Prosciutto e mozzarella? Sì. È come il Condor Bleu. Come? Il Condor Bleu. Il Condor Bleu. Esatto. È fumé. Io non me l'aspettavo così. Come te l'aspettavi? Che non mi piacesse. Ah, ottimo. È super fumé. Sembra più cremoso rispetto agli altri. Sai cosa ricorda? Il croque monsieur. Cos'è che mangiavamo in Corsica? Le Chiermonte. Questo mi piace un botto. Io non pensavo. Pensavo non avrebbe avuto spazio all'interno del nostro podio. Invece è buono. Vabbè, non c'è bisogno di piangere adesso. Ha un buon cuore cremoso. È molto cremoso. Secondo me, tipo, è meglio di quello ai formaggi. È molto simile a quello dei formaggi, ma con un'aggiunta in più di salatino. Che secondo me non guasta. Calza quello al pomodoro? Secondo me potrebbe scalzare quello al pomodoro. Ullalero! No, non ci sto. A me personalmente a livello di gusto piace di più. Bellissimo comunque mettervi d'accordo. Mi piace molto di più. Voi siete dei pazzi. No! Dei pazzi, vero? Siete dei pazzi, sì, perché loro non si toccano. Io sono d'accordo con te, parla al singolare, io, Nicola. Capite che qui c'è un certo grado di nostalgia che sta guastando corretto di questo video. Cosa c'entra? È buonissimo quello rosso. Questo lo conosci, Nick? Lo conosco tutto. No, mangiati tutti. A me sta sulle balle però dovervi piegare. A voi. Non ti piegare, ragazzi. Piegati invece. Facciamo così. No. Pensate anche a quelli dopo, che secondo magari... me ci sta. Secondo me ci sta. Guarda, no, effettivamente io ci sta. Io non sono d'accordo con questo podio in questo momento, ma sono sicuro assaggeremo qualcosa di ancora più buono. Ce n'è uno che ho puntato. No! Cosa no? Sapete con cosa vanno loro? Cioè, abbinati? Con i cuffietti di spinaci primavera Findus. Sono i cuffietti? Cosa sono ciuffetti? Ciuffetti. Grande Nick! Sofficini, patate, salsiccia e mozzarella. Questo è quello che a me ispira di più. Questo qua mi ricorda una pizzeria da cui quando volevo ordinare e non mi andava né la pizza né il kebab, prendevo un panino, salsiccia, patate e mozzarella. Esattamente. Hai detto salsiccia, patate e mozzarella, non è che aggiungi la cipolla. E quindi spero mi riporti lì con la mente. La salsiccia cos'è? Luganega? Non lo so, non ho idea. È umbra. Saporito? Allora, io credo sia un expansion pack. Anzi no, un capitolo 2. Un capitolo 2, ok. Migliore di quello al prosciutto. Cioè, quindi primo. È molto simile. Io non sono d'accordo sul primo, quello là. Il primo non è primo. Secondo me sul podio c'è posto solo per uno dei due. Ah, addirittura. Sono molto simile, ma questo secondo me è meglio. Stavo per dire, peccato che non si senta tanto la patata, soprattutto a livello di consistenza. Ma in realtà ho notato che il retrogusto che ti rimane in bocca è quello delle patate. Esatto. Quindi in realtà quatta si fa sentire. Io non sono d'accordo con la classifica, però chiedo il ribaltone. Ribaltone! Tu Cesare mi stai dicendo quindi che vorresti mettere questo primo. Lo switch! No, tenendo il rosso perché secondo. Sta già chiamando roba. Io te lo metterei primo al posto di quelli al prosciutto, però farei uscire di classifica quelli al prosciutto. Ma scusa, quelli al prosciutto non possono uscire di classifica, che senso ha? Te l'ho detto, sì, perché sono molto simili. Parlato. Ma tu sei d'accordo? Switch. Lui è d'accordissimo. Allora, io sono d'accordo sul fatto che questi siano più buoni di quelli al prosciutto, ma non sono d'accordo sul fatto che siano più buoni di quello al pomodoro. Però quella valutazione è già stata fatta, quindi puoi fare solo quella. Ma chi l'ha fatta quella valutazione? Però facciamo che io accetto questa cosa, ma se dopo ce n'è uno dove siamo in contraddizione, ascoltiamo me. Va bene, se vi vedi lo switch. Quindi non ha capito niente. No, rimetti purtroppo quelli al pomodoro secondi. Il ribaltone. No, non poi è neanche togli quelli al prosciutto cotto. È confuso. I primi, toglili e metti questi nuovi. Salsiccia, patate e mozzarella. Appena Nicolas torna dallo scantinato, vanno al primo posto. E sono sempre con le cuffiette di spinaci primavera Findus. I ciuffetti, Nick. Ciuffetti. Sofficini, spinaci e mozzarella. Mi è appena flashato in mente che quando mio padre me li preparava, mi faceva due al pomodoro e due agli spinaci. Quindi questi li conosci bene. Questi li conosco bene e mi piacevano un casino. Sembrano anche un po' l'erbazzone, presente l'erbazzone? Cos'è l'erbazzone? Buono l'erbazzone. Mamma mia, guarda qua! Ma sai che poi ero che bello parlare. Vabbè, c'ha fame, ragazzo. Vi racconto un aneddoto se volete. Vai, raccontaci. C'era una volta, ci devo pensare. Non so perché mi ero convinto che fossero al pesto. Al pesto? Come sembra pesto. Ma puoi mangiare, ok.
buono. È qualcosa di preciso. È lo spinaco. Ci avete scordato il sapore dello spinaco. È spinaco, hai ragione. Sì. Avete presente quando ordinate gli spinaci? Hanno quel sapore preciso di contorno di spinaci. No, non sto capendo, non ti sto seguendo. Gli spinaci sanno di spinaci. Sì, sanno di spinaci. Ok. Sì. Questi sofficini, spinaci e mozzarella, sanno di spinaci. Cioè, la foglia di spinaccio, sì. Ha senso come discorso? Cioè, sì, secondo me in un certo senso sì. Mi piacciono parecchio, sai. La vedo dura, secondo me, per le prime posizioni. Che poi ne abbiamo tre, quindi. Sì. Ma io ti dico la verità, io scalzerei dalla seconda posizione quella. No, sì. No. Sì, no. Io farei questa cosa. Ho il bonus, no? Sì, hai il bonus. Secondo me è questo. Tra l'aspetto, la cremosità del ripieno e il gusto, va primo. Va proprio dritto primo. Ah, primo, va dritto primo. Io metterei primo quello al pomodoro, secondo quello alle spinaci. No, quello lì può stare al secondo posto. Io metterei quello agli spinaci, va bene in prima posizione, ma quello in prima lo mandiamo in terza. Ma scusa, io prima ero d'accordo al metterlo in seconda, tu lo volevi in prima e adesso lo mandi in terza. Va bene. Sono d'accordo. Ha capito qualcosa il bimbo prodigio? No, anche Cesare non ha capito niente. Perché dobbiamo tenere questi al secondo e questi dal primo vanno al terzo? È controsenso. Facciamo così, ragazzi, dai. Prima posizione spinaci, seconda posizione salsiccia, patate, okay, mozzarella. Ok, va bene, va bene. Terza posizione pomodoro. Scalziamo questi al pomodoro, Solo per darvi fastidio li voglio buttare fuori classifica. Sofficini, funghi e mozzarella. Un grande applauso ai compromessi che state trovando. Bravi. Dai, bravi. Stiamo facendo gioco di squadra. Un applauso anche a tutti i raccoglitori di funghi e a Tonno che si professa raccoglitore di funghi da quando non ci ha mai portato bambino. A prendere i funghi. Non ci ha mai trovato un fungo ogni volta che eravamo lì. Porcini. Oh. Porcini e porcini. E champignon almeno. No, champignon nemmeno. Guarda se fila. Qua secondo me andiamo in montagna. Questo mi ispira un po'. Io lo metterei in prima posizione. Non l'hai neanche assaggiato. Lo metterei in attento prima. Che brucia. Attento che. Te l'ha detto. Oddio, cosa sta facendo? Ha imparato a soffiare. Lo so, wow. Mi sono allenato gli scorsi giorni. No, no. Allora, sono leggeri. Hanno un po' di tagliatelle ai funghi. Sandi, tagliatelle ai funghi. È molto delicato, però non è necessariamente un male. Nel senso che tipo io non sono un grande amante dei funghi. Però metti che alla serata sufficini ci sono quelli ai funghi, li mangio e sono contento perché non sa troppo di funghi. Io tipo però mi sarei gasato se mi avessi detto ti ho preso i sufficini ai funghi. Sarei curioso di sapere un amante dei funghi come te che cosa la penserebbe. Ma non è un amante dei funghi, non cosa ne capisci niente. Che cosa penserebbe dei sufficini ai funghi. Prima posizione. Ma assolutamente no. Scusate. Devo essere sincera, secondo me questi non entrano in classifica. Per me sono comunque più buoni della seconda posizione attuale. La salsiccia e patate? Ma scusa, ma ti erano piaciuti un po'. Scalziamo i tuoi alla mozzarella e pomodoro? Ah, è vero. No, non sono pronto a scalzare quelli al pomodoro. È che quelli al pomodoro secondo me dovrebbero essere primi. Sta lottando con i denti, sto no, ragazzo. No, allora, io sono a sto punto per non farli entrare. Anch'io sono per non farli entrare. Non li fate entrare. Zero. Siamo alle ultime battute ormai. Ma e noi siamo cattivi. Quelli al pomodoro? No, quelli lì no. Io se volete quelli al pomodoro li scalzerei. Ah, aspetta. No, loro si dice che sono i più buoni quelli pomodoro. Ah, vabbè. Niente. Un applauso comunque per i funghi. Un applauso. Sofficini, verdure e mozzarella. Mi dispiace, non entrano in classifica. No, dai. Questo è un perché per le verdure. Perché tipo gli spinaci non sono vere verdure. Gli spinaci sono spinaci. Magari non l'hai ancora assaggiato. Non, è, non c'è nulla a fare. Sei prevenuto. Oh, senti l'odore. Odorano di peperone. Peperone? È vero? Ma dovete soffiare. Sa di cosa sa? Minestrone. No? Sa di pizza all'ortolana. Sarà la combo verdure e mozzarella. Si sente molto il peperone perché comunque è una delle verdure col sapore più intenso. Mi piace. Buono, sì. Del ripieno si sente solo il peperone, leggero, mixato bene alla mozzarella. Alla mozzarella. Oh. Alla mozzarella. È difficilissimo. Però è il caldo. Non capisco, non vi sto leggendo, se posso dire. È difficile. Sinceramente, buoni, ma non più di quelli che abbiamo già in classifica. Però abbiamo lì quel pomodoro che sta per uscire. Ma è buonissimo, è il me. Più buono. Io e Nick vorremmo far rientrare in classifica i funghi. Vero. Allora, abbiamo un reclamo. Perché li avete assaggiati. Sì. Sono strabuoni. Sono strabuoni, dai, mettici dentro i funghi. No, noi siamo qui e noi giudichiamo. Guarda, se dovessi io dare un mio parere, la classifica in questo momento sarebbe pomodoro, spinaci e funghi. Secondo me non entrano in classifica. Non entrano. Non entrano in classifica. Fanno. Non battono. Sono molto particolari. Tre. Sono i più particolari che abbiamo sentito. Però no, anche secondo me non entrano. Io ho solo paura per gli ultimi. Secondo me vi scannate completamente. Secondo me vincono. Sì. Sofficini, cheddar, bacon e mozzarella. Ok, avete tutta la mia attenzione e la mia curiosità. Te questo l'ho detto. Ha dentro cheddar bacon e la solita mozzarella extrafilante. E quindi è storia. Cheddar bacon, mozzarella. No, e sarà buonissimo. È americano. Cheddar bacon e mozzarella.
ripieno è buono, molto buono. Il bacon è sottilissimo, eh. Anche il cheddar, cioè, il tutto è delicato. Forse troppo? Va alla gabine. Ma di base vi piace? Sì, è che chiaramente la mia mente va alla classifica. No, non devi pensare alla classifica. Sai cosa mi sembra? Mi sembra quello ai formaggi con una leggera sfumatura molto molto sfumata di bacon. Beh, che avrebbe senso in realtà. Ma è l'ultimo. È l'ultimo. È l'ultimo. È l'ultimo. È l'ultimo. Quello che potrebbe ribaltare completamente la classifica. Mi sembra più croccante la panatura. È più croccante. In questo caso. Però vecchio non entrano. Non entrano secondo te? Potremmo sostituirli al secondo posto, secondo me. Alla salsiccia? Nick, vai là. Nick, tira via il secondo posto. Per me senza dubbio proprio. No, 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 aspetta, aspetta, tiralo via. Sentiamo, adesso. Hai preso la scatola, giustamente. No, metti giù la scatola di questi al bacon. Sai, confuso, ragazzo, poi se me lo confondete con... Togli la seconda posizione. Non posso! Sì, che poi non c'è... C'è la trappola! Non c'è nessuna trappola. Togli, Nick, togli. Dai, Nick, togli. Cosa ci vuoi mettere? Non te lo dico, prima toglila. Aia! Cos'era, uno schiaffettino invisibile sul sedere? Guarda che gli spinaci al secondo posto non li metti. Io vi dico, il primo e il terzo posto sono definitivi. Okay. E cosa metti al secondo? Cosa metti al secondo, scusa? Ora lo decidiamo. Rispolveriamo gli altri concorrenti, secondo non ho capito. Me sì. No, 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 non secondo si può, ma sì. Non funziona così il format. Non me ne frega niente, tutto, cosa vuoi è fare? Tutto cosa andato fare? In vacca ormai. Vuoi mettere i funghi? O ci mettiamo i funghi? Sì. Cosa sì. Ci ha messo? No, non il prosciutto, no, aspetta. Togli. O funghi o cheddar e bacon. Allora io dico funghi. E funghi sì, allora! Ah sì! Per okay. La gioia di tutti! Bello! Sì! Sì! Poi stanno benissimo i tre colori vicini. Molto carine. Un applauso a tutti i concorrenti, bravi, e bravi. Ai nostri vincitori. Anche loro. Perché Nicolas sta mangiando? Perché giustamente lui sta rifacendo il video per conto suo. Bravo, Nick. Ti rifai la tua classifica adesso. Ma perché non parli sopra? Perché non è attaccato. Perché non è attaccato. Mi raccomando, ragazzi. No, aspetta, quali sono i vostri preferiti? Quello in assoluto. Al più di là mi del, fai finire la frase? Ah, scusami. Mi raccomando, ragazzi, organizzate la vostra serata sofficini prendendo spunto dalla classifica che abbiamo fatto. Ma soprattutto dai miei preferiti, che sono quelli al pomodoro. Prendeteli. Ah, i tuoi preferiti d'accordo. Quali sono quindi? I miei preferiti sono... Sto guardando la classifica. Ah, cioè ti stai guardando sulla classifica? No, infatti, perché i miei preferiti erano quelli al prosciutto. Al prosciutto? Ci sta, li ha rivalutati. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Space Valley e su Twitch tutti i lunedì e i giovedì alle ore 18. Vuoi spammare una delle cose? Sì. Quale? La crema. Spammabile. Oddio. Arriverenze. Trovate in descrizione tutti i link di Sofficini. Mi raccomando, serata Sofficini. Mi hai reso triste con quella battuta.